direttamente all'appuntamento elettorale più importante di queste elezioni. Abbiamo qui con noi i maggiori protagonisti. Abbiamo il capolista della circoscrizione sud nazionale, Pina Di Cerno. Gianni Vittella. Il candidato alla presidenza della regione, Luciano D'Alfonso. E il padrone di casa, Giovanni Marzano. Bene, siccome siamo in ritardo sulla tabella di marcia, io svolgo ancora un invito per i segretari e gli attivisti a ritirare il materiale all'ingresso. E mi appresto a passare la parola a Giovanni Legnini e presenterò via via i candidati nel prosieguo della serata. Sono previsti interventi di 15 minuti ciascuno, poi alla fine, se ci sarà tempo, vi serviremo anche lo spazio per interventi della platea. Buon proseguimento. Grazie, benvenuti a tutti, grazie per questa bella e numerosa presenza, che sono convinto da qui a qualche istante si trasformerà in una silenziosa presenza, soprattutto del lato. La ragione di questo incontro la spiego in estrema sintesi prima di dare la parola a coloro che sono candidati, che sono già stati presentati. Io sono un operaio che sostiene le battaglie che ciascuno di noi, di loro rappresenta, e la ragione fondamentale che vi chiedo davvero con forza e con determinazione di sostenere Luciano e tutti i candidati in questa battaglia importante per cambiare. Recuperare una qualche, chiamiamola distrazione, no, chiamiamolo sottovalutazione, no, chiamiamolo come ci pare, c'è un gap di impegno da recuperare sulle elezioni europee. Le elezioni europee costituiscono come molto più delle circostanze passate un appuntamento decisivo. Qualcuno potrebbe dire, si dice sempre così, che questa competizione elettorale è decisiva. No, per davvero questa volta il voto alle elezioni europee è un voto destinato ad incidere in profondità sull'Europa, sul suo assetto, sulle politiche e sul nostro paese e sulla nostra regione. Questo io non ho alcun dubbio. E vi chiedo per davvero di cogliere e trasmettere il senso di questa rilevanza, perché poi ciascuno è impegnato nelle elezioni comunali, ce ne sono tante, altri giustamente sono impegnati in questa battaglia importantissima per noi, fondamentale, che è la regione, e il rischio era ed è e non deve essere quello della sottovalutazione, magari involontaria, di questa competizione elettorale. Noi dobbiamo promuovere la partecipazione al voto, dobbiamo stimolare, vi chiediamo di stimolare il voto al Partito Democratico, che rappresenterà, forse, ci auguriamo, il gruppo parlamentare più importante, più incisivo del Parlamento europeo, non del Parlamento italiano, del Parlamento europeo. Poi ci dirà già, e su questo, ma ci sembrerebbe che c'è una competizione tra noi e la SPD su questo primato, sul Partito Socialista Democratico Tedesco, e perché, appunto, dicevo, il risultato darà un segno piuttosto che un altro
al corso degli eventi. Ed inizio contenendomi entro i tempi assegnati dal nostro Francesco Mancini, che si è volontariamente ed efficacemente offerto a moderare questo incontro, inizio con una brevissima riflessione nazionale. Noi tutti, voi tutti, io faccio parte del governo, quindi non posso dare giudizi sul governo, voi sì, potete, possiamo giudicare il lavoro del governo, le azioni, le politiche che sono state messe in campo, quelle che sono state annunciate, i progetti che sono in itinere, come vogliamo. Ma ciò che è certo è che la concreta realizzazione dei programmi che sono, e dei provvedimenti che sono stati cantierati coincide con l'interesse del nostro Paese, come e più di sempre. Anche qui non ci sarà una via diversa, alternativa, praticabile, se questo percorso di riforma profonda del nostro Paese dovesse subire un arresto. Parlo dei temi che sono noti, che non voglio trattare nel merito, delle riforme istituzionali. Per la prima volta forse riusciremo a cambiare la Costituzione dopo 30 anni di tentativi. Parlo delle riforme economico-sociali incisive che abbiamo messo in campo e altre che, sulle quali stiamo lavorando in queste settimane, a partire per esempio dalla grande riforma fiscale frutto dell'esercizio della delega fiscale approvata al Parlamento di recente, oppure questo provvedimento sull'IRPEF. Guardate, io ho ormai diversi anni di esperienza di manovra economica e finanziaria, non c'è mai stato un provvedimento di tale nettezza, finalizzato a potare, eliminare, ridurre sprechi, molti privilegi, qualche spesa superflua, attingere da lì e restituire direttamente ai lavoratori, alle imprese, attraverso la riduzione dell'IRPEF e la riduzione dell'IRAP. Ed è il primo passo, perché l'impegno che abbiamo assunto nei confronti del Paese, che ha assunto il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia, è quello di rendere questa misura strutturale e di rafforzarla a partire dalla legge di stabilità dell'autunno prossimo. E poi la riforma della giustizia civile, che ci sarà a giugno, ma si avvierà a giugno. Poi la riforma della pubblica amministrazione, i 40 punti, e poi la riforma del lavoro, e poi. C'è un impianto riformatore per fare in modo che si verifichi in Italia ciò che non si è mai verificato, cioè che si fanno esattamente le cose che si dicono, la stessa cosa che dovremmo fare qua in Abruzzo. Proviamo ad immaginare, per mera ipotesi, perché è un'ipotesi astratta che non si verificherà, perché gli indicatori ci dicono che non si verificherà, che questo sforzo riformatore subisse in ipotesi un arresto, un indebolimento, una non sufficiente spinta da parte degli elettori. Che cosa succederebbe il giorno dopo, il 26 di maggio? Quale sarebbe la forza di chi si sta rendendo protagonista appunto di un'azione riformatrice di tale intensità nel proseguire il lavoro avviato in questi mesi? Questo è il quesito, uno dei quesiti che dobbiamo porre, cioè votare per le europee, per le forze di centrosinistra, per il Partito Democratico, significa dare forza a questa azione profonda di cambiamento del nostro Paese, nei modi possibili, perché è un governo di coalizione, perché questo Parlamento è figlio di quel risultato dello scorso anno, perché, ma non c'è dubbio che alle condizioni date questo è quello che si può fare di più rispetto appunto alla situazione che ci siamo trovati a dover gestire e governare. Secondo punto, se ci presentiamo forti in Europa, forti in Italia e forti in Europa, questa Europa alla quale abbiamo detto, poi ci diranno i candidati, io non voglio entrare nel merito delle cose perché loro sono maestri nel farlo, ma questa Europa ci ascolterà di più o non ci ascolterà di più?
cioè attribuiamo noi forza ai nostri parlamentari europei, alla nostra forza politica, al gruppo dei socialisti, democratici, progressisti europei per cambiare questa Europa. Se prevarranno i populismi, le penne, la Lega, il Grillo, non Grillo e tutti i movimenti figli, certo, del disagio, anche di errori dell'Europa, quale sarà lo scenario che noi ci troveremo di fronte nelle prossime settimane, nei prossimi mesi? Per le politiche europee, posto che noi abbiamo l'urgente necessità, inderogabile necessità, che la politica Europa viri, sterzi verso la promozione dello sviluppo e del lavoro, verso l'abbandono delle politiche di austerità che in questi anni hanno reso ancora più amara la medicina che comunque abbiamo dovuto somministrare per gli errori del passato. Questo è l'altro punto, questo è l'altro quesito che dobbiamo trasmettere agli errori. In Europa non vinci se urli, in Europa non vinci se ti rendi protagonista di una ipotesi disgregatrice. C'è poi qualcuno che dice vabbè, ma noi ci proviamo, diciamo che usciamo dall'euro e poi non lo facciamo, poi contrattiamo. In Europa sei forte se sei forte nel tuo paese, come sei forte a Roma se sei forte nella tua regione, come se sei forte nella tua regione se sei forte nel tuo territorio. È un meccanismo analogo quello che si determina. Ecco perché dare forza a questi candidati al Partito Democratico ha un significato per l'Europa, per cambiare l'Europa, per fare in modo che nei prossimi anni ci sia più Europa e soprattutto più Europa vicina ai cittadini, ai lavoratori, alle imprese, alle regioni, agli enti locali, per cambiare questo benedetto, maledetto patto di stabilità, per fare le politiche di sviluppo, per fare in modo che i fondi europei siano orientati verso lo sviluppo e non verso l'alimentazione delle burocrazie. E poi la nostra regione, lo dirà Luciano, io non voglio dire nulla, ma se noi saremo forti in Europa, in Abruzzo e in Italia, a noi ci andrà bene o non ci andrà bene? Se sarà il Movimento 5 Stelle, non parlo degli altri che non hanno molte carte da giocare, che succederà? Questo è. Quale sarà il nostro grado di incisività nel dialogo diretto tra la regione e l'Europa, nel dialogo mediato tra la regione, il governo nazionale, il Parlamento nazionale e l'Europa? E di partite in Europa ne dobbiamo giocare di rilevantissime, e guardate che noi ne abbiamo rispetto ad altre regioni del Mezzogiorno, di questa grande circoscrizione piena di problemi da risolvere, piena di obiettivi da conseguire, piena di cose da cambiare, ma lo diranno loro che stanno girando il sud Italia dall'Abruzzo in giù, in lungo e in largo, ma noi ne abbiamo almeno tre di obiettivi aggiuntivi. Punto primo, c'è un rischio, oppure c'era, adesso vi dirò perché, di penalizzazione delle regioni cosiddette in transizione. Noi siamo tra le regioni di mezzo, adesso non sto a scendere nel tecnicismo, ma non siamo assistite come le regioni del sud, non siamo poco o niente assistite come le regioni del centro nord, siamo in transizione insieme al Molise, insieme alla Sardegna, in virtù di un meccanismo un po' cervellotico elaborato in sede europea nel riparto dei fondi della programmazione 2014-2020, potevamo essere penalizzati, possiamo essere penalizzati, tutte le regioni in transizione rischiano di essere penalizzati. Essere penalizzati vuol dire prendere meno soldi, diciamo così, e poter fare meno cose, e purtroppo le condizioni della finanza pubblica ci portano a dire che quelle risorse insieme al fondo di coesione e sviluppo nazionale sono le sole risorse aggiuntive di cui potremo disporre nei prossimi 7 anni. Abbiamo già ottenuto un risultato, un primo passo su questo, e vi impegniamo Gianni, impegniamo Pina su questo. Cioè, non c'è bisogno che mi impegni io, ma insomma, perché. Cioè, nella delibera CIPE che abbiamo fatto circa 15 giorni fa, il primo CIPE al quale io ho partecipato su delega del Ministro dell'Economia, abbiamo stabilito, è scritto, è deliberato
che l'Italia utilizzerà la quota di flessibilità sua propria, cioè una piccola quota utilizzabile fuori dai criteri di ripartizione, per compensare le regioni in transizione, per fare in modo che quella penalizzazione frutto di regole europee sia compensata, si possa raggiungere lo stesso livello di risorse nel 2007-2013. Secondo, su mia espressa proposta annotata verbale, che il nostro Paese si impegna nella programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione, l'ex FAS per intenderci, quello che è stato molte volte annunciato come produttrice di grandi miracoli per la nostra regione, che non ne abbiamo visti, insomma, poca roba, nel programmare per i prossimi 7 anni le stesse regioni in transizione dovranno essere compensati con maggiori risorse sul fondo di sviluppo e coesione. Questi sono gli impegni che oggi abbiamo formalizzato in una delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, impegnando il governo nella sua interezza e io personalmente che stavo lì per rappresentare il Ministero dell'Economia. Su questo noi dobbiamo conseguire un obiettivo. Guardate, queste partite, e Gianni, che poi dirò, ha svolto il suo compito in modo non egregio, di più, in modo eccellente. Molte di queste partite vengono affrontate e risolte attraverso la negoziazione regione, Europa, regione, Stato nazionale. Il nostro Presidente della Regione scaduto da molto tempo, è scadente, dice Gianni. Il nostro Presidente della Regione, dopo che noi avevamo fatto la delibera CIPE, dopo 48 ore dopo cioè che ciò che si doveva fare da tempo è stato fatto nella sede propria, peraltro nei modi che vi ho detto, ha fatto un comunicato stampa in cui, udite diceva, c'è il rischio che perdiamo una quota di fondi, quindi il governo Renzi si deve muovere. Questo ha detto il ruolo che ha giocato il comunicato stampa. Questo, su molte cose l'esercizio del governo regionale in questi anni si è risolto in un comunicato stampa e basta, peraltro impreciso, tardivo e non informato, perché non conosceva neanche perché io l'avessi reso noto quella. Secondo punto, noi abbiamo il problema enorme di completare, Gianni Pittella lo sa bene, quindi lo sa bene, e con Luciano stiamo da tempo battagliando. Noi abbiamo il problema enorme di completare la ricostruzione all'Aquila, nel cratere e fuori cratere. Il cratere arriva a Torre dei Passeri, fuori cratere riguarda anche Chieti, per dire, sono 101 comuni fuori cratere, 56 comuni nel cratere, la città dell'Aquila. Abbiamo bisogno di altri 8 miliardi di euro. Di questo circa, poi strada facendo si vedrà, stiamo ancora in quasi tutti i provvedimenti finanziari, facciamo ancora qualche provvedimento per la Basilicata, il terremoto dell'80, quando è stato, del Belice, del Friuli, ogni tanto c'è una, per dire, la so, Umbria Marche, eccetera. Il bilancio dello Stato se destina una somma di 1,2 miliardi all'anno, parliamo di cifre enormi per il bilancio dello Stato e per il nostro territorio, rischia di dover smontare tutte le politiche infrastrutturali del Paese. Se si deve fare si farà, ma il Paese rischierà di non poter far fronte a molte esigenze. Qual è e dov'è che possiamo trovare la risposta efficace? Non facendoci dare soldi in più dall'Europa, perché non ce li darà, ci ha già dato 500 milioni, ma individuando in quella sede, ci stiamo già lavorando, una regola che non è deroga al 3%, no, sotto il 3% di deficit PIL, che consenta di utilizzare qualche strumento di flessibilità rispetto al conteggio degli investimenti, ripeto, perché è stato equivocato questo, non violando le regole, ma derogando un po' gli obiettivi per una finalità specifica, quella della riparazione dei danni delle calamità naturali, e non è solo l'Abruzzo.
perché c'è aperto il tema della Sardegna e altri eventi alluvionali e così via. Terzo punto aggiuntivo per la nostra regione, la fiscalità. Voi sapete, Pina e Gianni lo sanno da molto tempo, che la nostra regione, al pari di Umbria Marche e dell'alluvione del Piemonte, del terremoto Molise Puglia, del terremoto della Sicilia orientale del 1980, pensate un po', dopo la sospensione del pagamento delle poste dei contributi, ha stabilito nel nostro paese, l'Italia, che i soggetti danneggiati debbano restituire il 40% delle imposte, con uno sconto del 60% per tener conto dei danni. L'Unione Europea ha aperto una procedura di infrazione dicendo no, questo è un aiuto di Stato che distorce la concorrenza, è come se lo Stato attribuisse soldi senza un'adeguata motivazione alle imprese, ai professionisti, ai titolari di una posizione fiscale, una partita IVA. Se quella posizione dell'Europa che pende dovesse colpire, e si concluderà a breve la procedura, moltissime imprese abruzzesi, e non solo abruzzesi, quelle che hanno lo stabilimento qui, sarebbero costrette a sborsare somme enormi che avevano già scontato nei propri bilanci, con il rischio di crisi di quelle aziende, comunque con una situazione di difficoltà. L'altro ieri, su delega del Ministro dell'Economia, abbiamo fatto un incontro con dopo aver informato e sentito Gianni, con la Direzione Generale della Concorrenza, per fargli capire due o tre cose semplici, che sembrava: uno, l'Italia è il paese più esposto ai terremoti e alluvioni, non ce n'è un altro paese; due, quando si verificano terremoti e alluvioni in Italia, gli effetti sono mediamente più dannosi che altrove; tre, il danno non è solo il capannone che va giù, l'ufficio che si lesiona, il danno è un danno sistemico, di sistema, è un danno macroeconomico, c'è un abbassamento del prodotto, dell'occupazione, il ricorso alla cassa integrazione, tutte le cose che abbiamo visto. Dovete tener conto di questo e non considerare questo come un aiuto in debito. Guardate, parliamo di 1,5 miliardi di euro il totale, il 60% fate il conto voi, che si sottrarrebbe dal circuito economico, tanto quanto tutti fasse e non fasse e così, parliamo di queste entità. Quella procedura va chiusa, e chi è che la può chiudere? Una rappresentanza fragile europea, qualcuno che va lì un po', diciamo, timoroso, gracchiato, o una regione forte, un governo forte, parlamentari legittimati, una forza per capire. Ho voluto dire queste cose per dire che c'è un carico in più di responsabilità che noi dobbiamo esercitare nei confronti dei cittadini abruzzesi, e mi taccio perché potrei utilizzare molti altri argomenti, ma lo faranno loro. Consentitemi soltanto di chiudere dicendo, noi in questo giro non abbiamo un candidato abruzzese, perché per una serie di circostanze erano state ipotizzate delle candidature, alla fine insomma consensualmente abbiamo ritenuto di non, innanzitutto perché vorremmo che il prossimo candidato alle elezioni europee sia eletto e non faccia solo testimonianza. Ringrazio, lo vedevo prima, Marco Verticelli, non so dove sta, che sta qui, che 5 anni fa fu protagonista di una bella battaglia elettorale conseguendo un risultato molto, molto importante, molti voti, ma non fu eletto, perché c'è bisogno di una di tutto ciò di cui c'è bisogno. E allora abbiamo fatto questo ragionamento: non è meglio che ci adottiamo, facciamo un'adozione di candidati che saranno non a distanza, adozioni, un'affiliazione tecnicamente, diciamo, da un punto di vista, non un'adozione. E abbiamo fatto un'adozione di coppia, diciamo così, Gianni Pittella e Pina Micella. Noi vi diamo i voti, voi dovete considerare queste come, non dico la prima, ma quantomeno la seconda regione alla quale penserete, per le ragioni che ho detto e per le altre. Devono fare le uova. Devono fare le uova. E io so che questa fiducia è molto ben riposta, innanzitutto
Pina Ricciardo è una giovane, giovanissima deputata, deputata del 2008, non sembra, ma lo è, ha fatto già moltissime esperienze, è stata in segreteria nazionale del partito con più segretari, è stata protagonista di battaglie civili molto importanti su molti temi e ha l'energia, la forza, lo standing, come si dice oggi, per rappresentarci e per fare una azione incisiva nel Parlamento europeo, dove c'è bisogno di donne. D'altra parte, il nostro partito, Renzi, ha scelto 5 capolista donne, personalmente io l'ho condiviso, noi dobbiamo fare in modo che questi 5 capolista donne non siano ex candidati, già candidate, ma che siano elette deputate al Parlamento europeo, perché questo è quello che dobbiamo fare. Su Gianni io non devo dire nulla, il suo attaccamento per la nostra regione è storico, la sua amicizia, la sua stima, lui è stato qui molte volte, ha seguito i problemi, ci è stato vicino ogni volta che lo chiami, è così, d'altra parte è così di suo, diciamo, non è che è così per fare piacere a noi. In più, lo voglio dire, lui è stata la figura istituzionale più alta che ha espresso il nostro paese in questi anni, è stato vicepresidente vicario, quello che ha ricevuto più voti tra i vicepresidenti, per 2 volte se non vado errato, del Parlamento europeo, svolgendo una funzione di enorme rilievo anche nella commissione bilancio, programmazione, in altri ruoli eccetera. È una delle figure più prestigiose, lo dico non perché sta qui, lo dico perché è vero, che il nostro paese esprime in sede europea. E il tema di Gianni non è se viene eletto o non viene eletto, il tema di Gianni è se gli diamo la forza sufficiente, e gliela dobbiamo dare, per fare un ulteriore salto di rappresentante in sede europea, perché tutti i ragionamenti che ci siamo fatti avranno una forza aggiuntiva di cui abbiamo bisogno. In bocca al lupo Gianni per te, per noi e per l'Europa. Dopodiché c'è una terza preferenza che potete dare, e queste due sono fisse. La terza preferenza, ciascuno si regola come richiede, so che ci sono più candidati che ci chiedono, che girano eccetera, personalmente darò il mio voto, terzo voto di preferenza, a Massimo Paolucci, che è una persona di grandissimo valore, che poi il quadrumetto, ma un altro Paolucci, guarda, quello è noi abbiamo il segretario leggero. A Massimo Paolucci, che è un deputato, è una persona di Napoli, dalla Campania, che è amico anche lui della nostra terra, ma ciascuno si regola come ritiene. E guardate, le preferenze alle europee, ma anche alle regionali, e ringrazio molto i candidati alle regionali, in particolare alcuni delle liste civiche che ho visto, che sostengono Luciano, che quelle del PD stanno un po' in giro, tanto non fa le cose, e che ringrazio per davvero per essere qui, perché fanno parte di una squadra, e questa nuova squadra va sostenuta fino in fondo. Guardate, il voto di preferenza si scrive, se non lo scrivi non lo dai, insomma, dico, faccio una... cioè, quindi bisogna dirlo, trasmetterlo, vi diamo il materiale. Questa bella pomeriggio vuole essere un pomeriggio di condivisione, di mobilitazione, di espressione di forza, che non finisce qui ma deve continuare nei prossimi giorni, questo è il senso. E quindi grazie per tutto quello che farete, per il lavoro, e grazie per il sostegno che darete a questi 3 importanti amici candidati. Grazie. Cedo la parola alla Pina Vicerno, già eletta nel 2008 alla Camera dei Deputati, rieletta nel 2013, è componente della direzione nazionale con delega alla legalità e al Sud. Prego Pina. Grazie, buonasera. Grazie naturalmente a Giovanni e grazie a tutti voi per essere qui stasera, anche così numerosi.
come capite in campagna elettorale ci sono insomma una serie di appuntamenti uno dietro l'altro, e meno male che è così, perché vuol dire che stiamo girando come i matti e che la campagna elettorale la stiamo facendo per davvero. Quindi io tra non molto mi scuso, ma dovrò lasciarvi, cerco di essere breve anche per poter ascoltare gli altri relatori, gli altri amici che interverranno dopo di me. Insomma, per le cose che ha detto benissimo Giovanni, riprenderò alcune delle cose che ha detto, non torno su tutto, voi capite perfettamente che quella che si gioca il 25 di maggio prossimo è una sfida fondamentale. È una sfida fondamentale che ha molto a che fare con il futuro del nostro paese, ha molto a che fare con il futuro dell'Abruzzo e ha molto a che fare con il futuro del Mezzogiorno e dell'Europa. È un derby, così lo abbiamo definito. È un derby tra le ragioni della rabbia, da un lato, le ragioni di chi non ha argomenti, le ragioni di chi sa utilizzare in campagna elettorale soltanto insulti e soltanto volgarità, senza riuscire a tirar fuori uno straccio di argomento per parlare per esempio di Abruzzo, per parlare di Mezzogiorno, per parlare del paese. Sono quei signori, ve li ricordate, quelli che dovevano arrivare in Parlamento, aprirlo come una scatoletta e che sono diventati i veri guardiani della conservazione, perché questo è diventato il Movimento 5 Stelle. In due anni di presenza parlamentare sono stati capaci soltanto di sceneggiate, un giorno sul tetto, un giorno ancora si ammanettano in Senato, l'altro giorno assaltano i banchi del governo, l'altro giorno insomma ci assicurano deliri di onnipotenza. Questo è il Movimento 5 Stelle, loro da un lato e questa grande comunità di donne e uomini che si chiama Partito Democratico dall'altro lato, questa grande comunità di donne e uomini che per davvero sta già cambiando il paese. Questo paese sta cambiando verso, era l'impegno che si è assunto Matteo Renzi quando ha accettato di diventare Presidente del Consiglio di questo paese, e le cose stanno cambiando per davvero, ve ne rendete conto? In poco più di due mesi, perché poco più di due mesi del governo Renzi in carica, sono state messe in campo una serie di misure che sono fondamentali per il futuro di questo paese. Io, Giovanni ne ha citate molte, io ritorno soltanto su qualcosa: gli 80 euro in busta paga che andranno a 10 milioni di italiani tra pochissimo, sono o no una boccata d'ossigeno per gli italiani? Per quanto ci riguarda è la più grande operazione di redistribuzione che è stata mai fatta ed è il primo grande passo verso l'equità, perché per cambiare verso, come noi vogliamo fare, vogliamo immaginare, costruire, realizzare un'Italia che sia innanzitutto più giusta. Un'Italia che tenga conto innanzitutto del fatto che c'è un grande pezzo di stragarantiti che hanno utilizzato gli scudi fiscali, che sono stati privilegiati sempre fino a questo momento, e poi c'è un altro pezzo più consistente, maggioritario, di quelli cioè che hanno sempre dato i soldi, quelli che hanno sempre pagato le tasse, quelli che hanno sempre assicurato a questo paese la possibilità di crescere e di andare avanti. E per la prima volta arriva al governo un ragazzo di 39 anni che si chiama Matteo Renzi e comincia esattamente da lì, comincia esattamente da chi ha sempre dato e mette in campo per la prima volta una grande operazione di redistribuzione. Gli altri, i privilegiati, stavolta danno una mano.
quegli altri ancora, la maggioranza, quelli che la mano l'hanno sempre dato, stavolta ottengono qualcosa. Questo significa per noi cambiare legge, accanto a questo la riduzione dell'IRAP del 10%, la riforma del servizio civile, la riforma della pubblica amministrazione, il pacchetto delle riforme istituzionali, il Job Act, il grande disegno di riforma del lavoro e tutto ciò che sapete, di cui ha parlato anche Giovanni, su cui non mi soffermo per ragioni di tempo evidentemente. Insomma, l'Italia sta cambiando verso, come dicevo all'inizio. E che cosa ci siamo detti con Matteo quando alle 2 di notte, come forse qualcuno di voi ha letto, mi ha chiesto di rappresentare il Partito Democratico nella circoscrizione sud come capolista? Matteo mi ha detto una cosa semplice, mi ha detto: Pina, ora bisogna cambiare verso in Europa, ora tocca all'Europa, questo è l'impegno che ci siamo assunti insieme. E io ovviamente, senza pensarci nemmeno 2 secondi, anche se non era preventivato, anche se non era in programma, anche se non me lo aspettavo minimamente di essere in campo in questa come candidato, ovviamente in questa competizione elettorale, ho detto subito di sì, senza pensarci nemmeno mezzo secondo, perché sono una donna di partito, perché amo il mio partito, perché amo il mio paese, perché amo il mio mezzogiorno e perché sono assolutamente consapevole della portata della sfida che noi abbiamo di fronte. Noi vogliamo un'Europa molto diversa da quella che abbiamo conosciuto fino a qui. Vogliamo un'Europa che torni a essere quella che avevano immaginato i nostri padri fondatori. Vogliamo un'Europa che torni a essere l'Europa dei popoli, delle comunità, dell'inclusione, l'Europa della cooperazione, della solidarietà, così come l'avevano immaginata appunto per esempio nel Trattato di Roma. E invece in questi anni cosa è diventata l'Europa? Cosa è diventata a causa, per colpa del governo delle destre, del governo dei conservatori? Una specie di coacervo di banchieri, di tecnocrati. È diventata lontana l'Europa. Quanto l'avete sentita lontana? Quanto ciascuno di voi l'ha sentita distante? Un mondo a parte. Ecco la sfida che noi giochiamo il 25 di maggio, è ridurre quella distanza. La sfida che noi giochiamo è riportare l'Abruzzo, il Mezzogiorno in Europa. E come lo facciamo? Lo facciamo intanto cominciando a raccontare, a percepire, a sentire questo pezzo meraviglioso di paese, non più soltanto come la periferia dell'impero, non più soltanto come la periferia d'Italia, ma cominciando a pensarlo per esempio, come diciamo spesso io e Gianni, come la porta d'accesso del Mediterraneo, come il cuore del Mediterraneo. Significa cominciare a prendere coscienza della straordinaria riserva di bellezza che c'è nel mezzogiorno del nostro paese, che c'è in Abruzzo. E quando parliamo di bellezza, che è il frame, si direbbe in comunicazione, ma insomma il tema di cui noi abbiamo scelto di parlare per parlare di mezzogiorno, ovviamente noi non parliamo soltanto di luoghi. Sarebbe facile, troppo facile, parlare di bellezza nel mezzogiorno riferendosi ovviamente solo ai posti spettacolari che esistono nel nostro mezzogiorno. Noi parliamo anche di altro quando parliamo di bellezza. Parliamo della storia, per esempio, dei volti, delle storie, degli occhi, della passione, dei nostri amministratori locali, dei nostri consiglieri comunali, delle persone che si candidano, di quelli che vogliono bene al loro territorio, come Luciano D'Alfonso, come tutti i candidati delle vostre liste civiche, come tutti i candidati del Partito Democratico, come tutti i candidati che sentono la politica come uno straordinario servizio che si fa alla propria terra, perché questa per noi è la politica, mettersi al servizio della propria comunità. Questo significa per noi che amiamo la nostra gente, i nostri territori, che vogliamo bene al nostro paese. Questo significa per noi fare politica. Significa raccontare per esempio delle storie di quei ragazzi
che vanno a coltivare le terre confiscate ai mafiosi, significa raccontare di quegli imprenditori straordinari che nella solitudine più totale mantengono accesa la speranza, perché ad opportunità, questo poi il sogno che noi abbiamo, la parola opportunità deve essere, deve poter essere declinata anche in alcune zone del nostro mezzogiorno dove troppo spesso significa nulla. Quanti ragazzi abbiamo visto dover andare via, come facevano i nostri nonni, come hanno fatto i nostri nonni. Quanti ragazzi laureati, plurilaureati, specializzati, la risorsa più ricca, la risorsa migliore che ha la nostra terra, quanti sono stati costretti ad andare via? Ecco, noi vogliamo che quelle intelligenze, che quelle risorse, che quella bellezza ritorni qui, ritorni da dove è dovuta partire. Questo significa per noi cambiare verso, significa appunto portare questa bellezza, questa energia, questa forza, questa passione, questa voglia di cambiamento, questa voglia di futuro lì a Bruxelles, dove si prendono le decisioni che contano per davvero, come ci insegna Gianni. Gianni, che il parlamentare europeo ha fatto per davvero, e per questo si è meritato la stima non solo dei suoi colleghi europei, ma addirittura insomma è una figura riconosciuta a livello mondiale, possiamo dire. Questo significa cambiare verso in Europa, significa portare questa bellezza lì e dire all'Europa, dove si prendono decisioni fondamentali, dovrà essere approvata la nuova direttiva sugli appalti pubblici, la nuova direttiva sull'energia, dovranno essere prese decisioni fondamentali. Giovanni citava la questione dei fondi strutturali, di come noi dovremo vigilare perché appunto si assicuri all'Abruzzo la possibilità ancora di ricevere sostegno, fondi e occasioni di sviluppo. E allora questo noi ci impegniamo a fare, questo vuole fare il Partito Democratico. Allora io dico a Giovanni che non solo ovviamente mi prendo l'impegno che mi ha chiesto, vigilare e garantire insieme un futuro a questo pezzo di territorio, all'Abruzzo, a Chieti, a questa vostra bella provincia, a questa vostra meravigliosa regione, certo che me lo prendo l'impegno e certo che mi sento la candidata insieme a Gianni di questa regione, considerato che non avete altri candidati al Parlamento europeo. Vi chiedo pure io l'impegno e lo chiedo anche a Luciano, perché è ovvio che per garantire un futuro degno di questo nome, insomma, dovremo lavorare insieme. Regione e Parlamento europeo, la filiera istituzionale deve poter funzionare, comuni, regioni, governi, finalmente abbiamo un governo che lavora sul serio, come avete visto, che non perde tempo in chiacchiere, sono lì a farle per davvero le cose. E allora l'impegno che ci prendiamo noi oggi stasera, e poi chiudo perché avevo promesso di essere breve, io mi impegno a essere la vostra candidata e mi impegno anche a fare un'altra cosa, a sentirmi insieme a voi candidata a fare il consigliere regionale in Abruzzo. Io mi impegno a essere un po' insieme a voi candidata a diventare presidente di questa regione, e però chiedo a voi di sentirvi un pochino, lo chiedo a Luciano, lo chiedo a Giovanni, lo chiedo a tutti i candidati che sono qua, di sentirvi insieme a noi, candidati al Parlamento europeo. Solo così noi questa sfida la vinciamo davvero, solo così, cogliendo insieme il senso di questa sfida, noi faremo per davvero prevalere in Abruzzo, nel Mezzogiorno e in Italia le ragioni della speranza sulle ragioni della rabbia. In bocca al lupo a tutti voi, in bocca al lupo a tutti noi. Andiamo a vincere per davvero. Grazie Pina. Ora, ora passo la parola a Gianni Vitella. Gianni Vitella, come è stato ricordato prima da Giovanni, è vicepresidente uscente del Parlamento europeo con delega al bilancio e alla conciliazione. È stato indicato da un prestigioso
giornale europeo, il Financial Times, come il pretendente numero uno all'incarico più importante del Parlamento europeo, e incrociamo le dita. Ero felice e convinto, è riuscito a tenere insieme il legame e la rappresentanza del territorio attraverso una presenza stabile a Bruxelles e una presenza nei territori che sta rappresentando. Qui da noi è venuto numerosissime volte ed è stato sempre disponibile ogni volta che lo abbiamo chiamato. È un feroce assertore delle politiche contro appunto l'austerità sostenute e volute dal Partito Popolare Europeo, e con lui e con Pina e con tutti i candidati del Partito Socialista speriamo che ci sia un segnale forte di discontinuità e restituire all'Europa crescita e occupazione. Passo la parola a Gianni Vitello. Allora, al padrone di casa, operaio, uomo di governo, amico, Giovanni Legnini, non dico grazie, dico quello che penso. Giovanni è una delle persone più belle, più serie, più pulite, più competenti che io abbia mai conosciuto. Del mio cuore senza alcuna captatio benevolenze. Voi che lo conoscete meglio di me sapete che ho detto la verità. Con Pina Picerno siamo qui innanzitutto per dire a questo vulcano in eruzione permanente 24 ore su 24, 375 giorni all'anno, che si chiama Luciano Alfonso, che lui governerà la regione e avrà a Bruxelles due angeli custodi, due interlocutori permanenti effettivi. Ci può chiamare pure a mezzanotte, lui chiama pure a mezzanotte, all'una, non ha rispetto per nessuno, per l'amor di Dio. Noi saremo al tuo fianco, Luciano, tu sei quello che serve a questa regione, che è stata addormentata, narcotizzata. Beh, possiamo dire che è stata uccisa perché è una regione ancora viva, ma è una regione che ha potenzialità, risorse stupende, che hanno bisogno di un campione, e lui è un campione. Non puoi mettere la Ferrari in mano ad un principiante. La Ferrari, cioè l'Abruzzo, la deve guidare un grande campione. No, Alonso non so se ha vinto ultimamente il campionato, però uno Alonso, alla Schumacher, insomma un grande campione come Luciano D'Alfonso. Tutte le sfide che interessano l'Abruzzo, e Giovanni ne ha ricordato alcuni, dalla spesa dei fondi per la ricostruzione alla istituzione della macro regione euro-adriatica, alla creazione di un asse trasversale, una rete transeuropea est-ovest, alla difesa di quell'immenso e intoccabile bene che si chiama mare Adriatico, alla valorizzazione del sistema dei parchi in Abruzzo, alla creazione di reti infrastrutturali immateriali che sostengano il capitale umano, tutto, e potremmo elencare altro, tutto si interfaccia con l'Europa
Ecco perché questo rapporto è essenziale ed ecco perché non si può fare una battaglia solo per la regione o per il comune e non vale anche per l'Europa, perché senza l'Europa queste sfide non si vincono. E noi siamo qui per dire a Luciano, ai consiglieri regionali che saranno eletti, ai candidati, a questa grande squadra del centro-sinistra, del Partito Democratico, noi ci saremo, saremo al fianco di chi governerà questa regione e aiuteremo a vincere queste sfide. Ma siamo qui con Pina anche per assumere due impegni politici. Il primo è: questa Europa deve cambiare e deve cambiare innanzitutto le politiche economiche e sociali, che sono politiche di destra, perché sono politiche fondate sull'austerità, sul rigore cieco, sordo. Sono le politiche volute dalla Merkel, da Sarkozy e da Berlusconi, non sono le nostre politiche. Dobbiamo dire con grande chiarezza, sono le politiche della Lega, sono le politiche di Grillo, perché Grillo è destra, altro che sinistra. Sono le politiche che hanno fracassato il modello sociale europeo, che hanno determinato disoccupazione, che hanno fatto morire le imprese. Giovanni, io ti capisco, tu sei un uomo di governo, fai bene a fare discorsi anche istituzionalmente impeccabili, ma io questo 3% lo voglio cambiare perché non posso accettare che il destino delle persone dipenda da un numero e non i numeri dipendano dal destino delle persone. Abbiamo da 20 anni un numerino fatidico, dogmatico, che ci dice quanto possiamo spendere e poi non possiamo spendere i soldi della ricostruzione e poi non possiamo investire nell'università e nella ricerca e poi non possiamo investire nel capitale umano e poi non possiamo fare le grandi reti, perché c'è un numero. E allora nessuno vuole violare le regole, ma le regole si possono sospendere, si possono neutralizzare, si può dire che per i paesi che vivono in più acuta crisi economica, per i prossimi 3 anni, per i prossimi 5 anni, dal calcolo del patto si toglie la spesa per investimento. Questo dobbiamo fare, dobbiamo farlo come PD, dobbiamo farlo come governo e dobbiamo farlo come Partito Socialista Europeo. Noi non siamo la signora Merkel, noi non siamo la destra europea, noi siamo socialisti. E la seconda questione che Pina ed io ci impegniamo a portare avanti, come diceva un attimo fa proprio Pina, in maniera efficacissima, è l'Europa politica. Anche qui l'Europa oggi appare condizionata da lobby finanziari, da tecnocrazia, dall'eccessivo peso degli esecutivi, dei governi, i quali non sono concordi su nulla e determinano i disastri che tocchiamo con mano quando, di fronte al grande tema dell'immigrazione, la divisione dei governi determina lo stallo della risposta europea. Abbiamo bisogno dell'Europa politica, abbiamo bisogno di un governo europeo che abbia al suo interno un ministro degli esteri, un ministro del tesoro, che emetta Eurobond, una banca centrale prestatrice di ultima istanza. Abbiamo bisogno di un esercito europeo e di una polizia comunitaria che pattugli il Mediterraneo e che abbia il potere di dire quando arrivano migliaia di persone da noi e bussano alla nostra porta, una parte rimane in Italia e un'altra parte viene spalmata in tutti i paesi europei. Questo si può fare se il potere. Se il potere di farlo non è in capo ai governi, ma in capo alla Commissione europea. Questo significa fare l'Europa politica. Il problema dell'Europa non è l'euro, sono degli imbroglioni, sono degli impostori, coloro i quali fanno passare il problema dell'Europa come il problema dell'euro.
se ci fosse la lira oggi, avremmo i nostri risparmi completamente svalutati, avremmo tutti i prezzi dei beni importati alle stelle, avremmo i tassi sui mutui al 12-13%, avremmo l'inflazione al 20%, e questo li vogliamo, e questo è il bene dell'Europa. Allora il problema non è l'euro, il problema è il non avere accanto all'euro un governo economico e fiscale europeo. Allora di questi ignorantelli, la via è quella politica di fare gli Stati Uniti d'Europa, e Pina Picerno è sottoscritto insieme agli altri compagni e amici che eleggeremo, saranno in prima fila, saremo in prima fila su questa trincea. Questi sono i temi che noi gli chiediamo di portare insieme alla scheda per le regionali, ai temi per le regionali, al nome di Luciano e anche ai nostri nomi. Vi chiediamo di portare questi temi nelle case, altrimenti prevale il messaggio della televisione, che come dire assimila questo confronto ad un dilemma shakespeariano: euro sì, euro no. Ma non è questo il vero tema dell'Europa, e noi dobbiamo dare nelle case dei cittadini e dire queste cose, a proporre questi ragionamenti, a proporre con la scheda questa nostra idea di Europa, e a proporre anche i nostri nomi, se credete. Pina Picerno, la nostra capolista, una persona piena di energia, di entusiasmo, di passione. Io non posso parlare di me, ovviamente, e quindi fate voi, ma non di due, ma due Pina Picerno, una scheda. Io penso che possiamo costruire la filiera. Giovanni Legnini, Matteo Renzi, Luciano Alfonso e tanti altri che saranno eletti, Pina Picerno, il sottoscritto ed altri al Parlamento Europeo. Siamo una bella squadra. Forse veramente possiamo cambiare verso. Guardate, la speranza ha due figlie. La prima figlia è lo sdegno per le cose che non vanno bene. La seconda figlia è il coraggio per cambiare queste cose. Noi abbiamo lo sdegno e il coraggio. Ringraziarvi, ci sono molte, siete tanti, dovrei citare e ringraziare uno per uno persone rappresentative di mobili, sindaci, candidati, espressioni della pubblica amministrazione, delle imprese, tante persone che dovrei ringraziare. Poi chiederò magari a uno o a due di dire in due o tre minuti una parola per testimoniare un perimetro, diciamo così, entro il quale vogliamo muoverci. Invece, prima di dare la parola a Luciano, preceduto da questi due interventi, consentitemi di dire una cosa, perché qui insomma è bene che lo dica, non perché ce n'è bisogno, ma perché è un argomento politico questo. Naturalmente le versioni sui rapporti tra me e Luciano sono molteplici in giro. Siamo due persone diverse, questo è abbastanza visibile, diciamo così. Ma oltre ad essere legati da amicizia da molto tempo, di questo non è mai stato in discussione. Su un punto non ci sta nessun accordo tra me e lui, su uno solo c'è un accordo, uno che le riassume molti motivi, quello cioè di provare lui, io e tanti altri di voi che fanno gli amministratori locali, che sono espressioni del mondo dei mondi che ci riguardano, dei candidati che ci sono. Saluto il professor Massimo Giannantoni per competenza territoriale, diciamo così. Noi, oltre a provare a fare tutte le cose che ci stiamo dicendo e che diremo,
poi alcune, molte cose le puoi fare, magari non ti riesce, ti riesce bene, ma una cosa la vogliamo fare: ricreare in questa regione la certezza di una classe dirigente che sappia riportare l'Abruzzo in testa, a testa alta in Italia e in Europa. Noi in questi anni siamo stati umiliati molte volte, a volte esclusi, a volte sbeffeggiati, a volte siamo andati col cappello in mano. Quando dico siamo, dico l'Abruzzo, non Tizio, Caio e Sempronio. Siamo stati la Cenerentola, abbiamo avuto questo, non mi faccio degli esempi perché non voglio riparlare di nuovo, voglio solo fare una sottolineatura. Se ci riflettete bene, riprendo l'argomento ultimo di Gianni Rittella, che condivido in pieno, e avete capito perché l'abbiamo adottato, diciamo così, insieme a Pina, e noi dobbiamo restituire agli abruzzesi una certezza. Quella cioè che ci sarà un Presidente della Regione, dei parlamentari, espressioni di governo, dei sindaci, altri amministratori, consiglieri regionali, che costituiscano una classe dirigente con la C e la D maiuscola, come la nostra regione ha conosciuto per tanti anni. Cioè, non è più possibile essere dei casuali, degli superficiali, dobbiamo poter essere nelle condizioni di assumere gli impegni e di mantenerli, e se non riusciamo a mantenerli, di dire perché non lo manteniamo. Questo è l'accordo che io e a molti altri abbiamo con lui, e a lui chiediamo di mantenere e rispettare questo accordo, e lui, per convinzione, non perché lo dico io, manterrà questo accordo, questa intesa, perché è nell'interesse di tutti, perché quella cosa lì amplifica l'efficacia dell'azione di governo, è il lievito dell'azione di governo, come è accaduto in Basilicata, già nella Basilicata, una classe dirigente a tutto tondo. Vorrei chiedere a Gabriele Gravina, che riassume molte delle cose che vorremmo fare e ci ha aiutato in molte cose. Gabriele, lui è il miracolo del Castel di Sangro, lui è docente all'università, imprenditore, bene dirigente del mondo dello sport, ha scritto un sacco di cose, molte cose. E gli abbiamo chiesto più volte, per la verità gli abbiamo fatto una proposta molto hard per lui, quella di candidarsi, ma poi gli abbiamo detto di aiutarci a interpretare nel modo migliore il tempo che deve venire, e ti do la parola, grazie. Grazie a te Giovanni, grazie a tutti. Mi piace dare questa testimonianza, e molto bello, ho sentito questa sera coniugare in maniera straordinaria la musica per le mie orecchie, la speranza e la certezza, quindi oggi purtroppo la speranza sembra essere diventata nella nostra società abbastanza complessa, anzi molto travagliata, forse il denominatore comune che unisce tanti uomini di buona volontà per affrontare i problemi e quindi cercare di convivere con quelli che sono gli strati e i traumi che viviamo quotidianamente. E per noi che siamo uomini che amano il rischio, il rilancio, la scommessa, hanno forza di reagire, non possiamo pensare che la speranza possa essere l'unico collante che mette insieme tutti gli uomini, le energie per risolvere un problema che stiamo vivendo con tutta la sua drammaticità. Un problema che noi chiamiamo con una semplice espressione crisi, attribuiamo questa crisi a problemi di natura economica, ma sappiamo benissimo che i problemi di oggi sono di natura diversa, sono molto più profondi. Oggi c'è crisi di valori, c'è crisi di uomini di riferimento, c'è crisi nei modelli autentici da seguire, quindi ci mancano questi riferimenti. E credo che tutto quello che è avvenuto in questi ultimi tempi, soprattutto i vecchi schemi, i modelli, tutte le traiettorie economiche che sono state tracciate ormai, tra l'altro negli ultimi due secoli, sono state spazzate via. Noi oggi abbiamo un ripensamento generale, grazie a Dio. Al centro cominciamo a mettere l'uomo, gli uomini, e questo è fondamentale. Oggi quello che ci si chiede
a noi di fare la nostra parte. La nostra parte è quella di aggregarci, di mettere insieme le nostre energie, di investire, non solo di mettere la faccia, ma dobbiamo avere anche la capacità di cominciare a mettere non al reddito quello che si ha, dobbiamo imparare a mettere a rischio quello che si ha credendo in quello che si è. Noi dobbiamo cominciare a capire che al centro delle nostre attenzioni ci sono gli uomini, e questa sera io vedo degli uomini straordinari. Uso il gergo, a me, le metafore a me congeniali del mondo dello sport. Questa è una squadra vincente. Qui questa sera c'è una squadra che invita a investire su una filiera, regione, governo, Parlamento europeo. È una squadra di qualità, e gli uomini di qualità questa sera qui presenti, e veramente io sono particolarmente felice di testimoniare il mio appoggio, la mia simpatia, le mie preferenze a favore di questa squadra. È una squadra davvero vincente, una squadra sulla quale noi dobbiamo credere, perché sono uomini che hanno dimostrato un senso di responsabilità, e ho sentito parlare di passione. Ma il senso di responsabilità è andare incontro alle esigenze delle persone, e la passione ha un duplice significato, e mi rivolgo in particolar modo a Luciano per la seconda, secondo senso, secondo significato. Passione significa avere impegno, dimostrare impegno con un entusiasmo che parte da dentro verso la realizzazione di determinati obiettivi. La passione è anche un, sappiamo benissimo, ha un duplice significato, il significato di dare tutto quello che si ha, ma soprattutto significa sofferenza. Luciano, significa sofferenza la tua passione in tutti questi anni, perché significa spirito di sacrificio, di rinuncia, significa spirito di abnegazione, ma su queste cose poi alla fine ci sono delle grandi soddisfazioni, quelle soddisfazioni che io auguro a Luciano, perché noi dobbiamo, come dicevo prima, con un grande senso di responsabilità sociale. Luciano, quando tu sarai alla regione, lascia quel palazzo, continua ad andare incontro alle esigenze della gente come sai fare tu, perché la gente ha bisogno, la devi incontrare persone in carne ed ossa, perché come diceva, e proporre progetti concreti, perché come diceva Gandhi, sono essi stessi il cambiamento che vedono intorno, vogliono intorno a loro. Quindi io chiudo, perché fatemelo dire in maniera molto semplice, oggi quello di cui abbiamo bisogno noi è la forza umana, di persone capaci, responsabili. Dobbiamo investire su questa filiera, una squadra vincente che deve, a mio avviso, dopo che noi abbiamo fatto la nostra parte, fare la loro parte, sapendo che alla fine il risultato è un risultato di grande soddisfazione, non per loro, ma per noi, per le nostre famiglie, per i nostri figli, per i nostri nipoti. Questo è quello che noi chiediamo. Chiediamo a uomini di qualità di assisterci, di accompagnarci. In un momento così buio abbiamo bisogno di una nuova luce, abbiamo bisogno di una luce che ci indichi delle nuove rotte. E io sono convinto che questa sarà la luce, e qui presente questa sera il faro che illuminerà il nostro futuro. Io confermo la mia testimonianza, convinto che non è tardi. E chiudo con un vecchio proverbio africano: il momento migliore per piantare quest'albero era 20 anni fa, altrimenti il momento migliore è ora. In bocca al lupo. Grazie. I nostri giovani dirigenti del Partito Democratico in Abruzzo, è orgoglioso, perché non siamo noi il Partito Democratico, sono loro, sono i molti giovani che dirigono il partito, che si impegnano volontariamente, gratuitamente, che fanno i sindaci, gli amministratori, e ce ne sono per davvero tanti. In questi anni siamo stati un po' antesignani, questo lo possiamo dire con qualche elemento di orgoglio. C'è una persona, un amico, un professionista, il cui cognome è pieno di storia, ma la cui testimonianza ci tengo, perché ha deciso, con il carico della sua esperienza e della sua personalità, di dare stabile sostegno al centro-sinistra, al Partito Democratico, che è il professor Lucio Gasperi, che è venuto da Roma a fare...
do la parola con il quale mi dice un rapporto di stima. Non vi faccio perdere tempo, dico solo una breve riflessione. Entrando, un sindacalista mi ha detto: adesso la situazione è difficile, prima si stava meglio. Io ho pensato questo, ma prima di stare meglio si stava molto, ma molto peggio, perché l'Italia usciva dalla guerra, usciva da 20 anni di dittatura e quindi non era così male come le altre nazioni, stava peggio delle altre nazioni, era una generazione ha ricostruito, quindi adesso dobbiamo avere fiducia perché sapremo ricostruire e lo sapremo fare molto bene. Altra riflessione, noi medici ci dedichiamo anche di storia, di letteratura. Io domani a Napoli devo parlare dell'incendio di Roma, quello appiccato da Nerone, che poi ricostruì la città più bella di prima. Allora, qualcuno qui vuole distruggere per vedere poi se si vuole ricostruire, vabbè, votate il 5 Stelle, distruggeremo tutto, ma chi ci garantisce che ci potrà essere una ricostruzione? E poi le difficoltà che ci sono oggi non è che sono casuali, non sono casuali, perché non siamo arrivati preparati alla crisi mondiale. E la responsabilità, lasciatemelo dire, è di chi ha governato più a lungo, di chi più a lungo ha fatto questo. Quindi non credo che chi ci ha messo in condizioni difficili ci possa risolvere i problemi. Adesso un ex ministro dice che c'è stato un complotto, è una palla. La macchina si è fermata perché aveva finito la benzina, ma se ci fosse stato il complotto mi dovremmo ringraziare. Parliamoci chiaro. Allora mi dovremmo ringraziare. Quindi noi abbiamo una sola speranza, c'è un solo partito che ci può aiutare a ricostruire la nostra regione, che ci può aiutare a ricostruire la nostra nazione, è il Partito Democratico, perché è pieno di persone di grandissimo livello ed è pieno di idee. Le idee contano, contano le idee, contano le persone. Io sono felice questa sera perché Pittella lo conosciamo, è un grandissimo personaggio, quindi è un personaggio che rappresenterà in Europa anche l'Abruzzo e noi abbiamo bisogno dell'aiuto dell'Europa. E la capolista, l'onorevole Picerno, confermo una cosa che io da direttore della scuola di specializzazione in chirurgia già so: spesso le donne sono migliori degli uomini, spesso sono migliori degli uomini. Lei ha dimostrato anche una cosa, che intelligenza e bellezza si coniugano molto bene. Si coniugano. E per ultimo, diciamo questo, l'Abruzzo, ci avviciniamo ai mondiali, che possiamo andare con un attaccante solo, no? Ce ne vogliono almeno due grandi campioni, ci vogliono due grandi campioni, e per noi ce ne abbiamo, ci abbiamo Legnini e D'Alfonso, e allora con Legnini e D'Alfonso noi vinceremo. Due importanti testimonianze, chiuderemo la serata con l'intervento del massimo protagonista della nostra campagna alla regione, Luciano D'Alfonso.